Le prime postazioni verranno installate entro aprile sul lungomare, poi il progetto continuerà per arrivare a 44 stazioni ed almeno a 350 biciclette. Parte a Napoli il bike sharing, il sistema per cui si potrà prendere una bicicletta, farsi un giro e lasciarla ad un'altra ciclostazione tra quelle collocate nei punti strategici della città, dove si lascia l'auto o si scende dalla metropolitana e si trova la bici da prelevare con una tessera e 30 minuti gratuiti. Il tutto a costo zero per il comune. I progetti infatti sono tre, finanziati dai ministeri per l'ambiente dell'università e ricerca scientifica e dalla provincia, ora unificati nell'ambito del progetto di Smart Cities. Siamo riusciti a reperire fondi che provenivano dal ministero, dalla comunità europea o da altre fonti, prevalentemente comunque ministeriali. In parte stiamo cercando di raccogliere anche una parte del nostro cofinanziamento attraverso il crowdfunding, quindi sostanzialmente una colletta online. Abbiamo invitato tutti i soggetti interessati, da quelli che fanno servizi di trasporto alla mostra d'oltremare, Bagnoli Futura, i sovrintendenti, cioè tutti quelli che hanno delle postazioni, l'autorità portuale, cioè interessanti, la stazione ferroviaria, insomma, su cui localizzare questo bike sharing, in modo da ragionare insieme su quali sono i luoghi più appropriati per fornire questo servizio ai cittadini. Oggi si è svolto un incontro con i soggetti pubblici e privati interessati, considerando che oltre ai nodi di interscambio della mobilità, come stazioni metropolitane, parcheggi e stazione marittima, il sistema dovrà essere presente nei principali luoghi di interesse ed attrazione, come università, poli museali ed altri spazi di eventi. Ma stiamo andando verso un sistema integrato di trasporti con grande attenzione per ciclisti e pedoni e questo progetto è molto importante perché mette insieme la provincia e il comune di Napoli con finanziamenti che siamo riusciti ad attivare e l'associazione ISMO con Clean Up, questa associazione di giovani con un'utenza di migliaia di cittadini napoletani e di turisti che arrivando a Napoli, così come avviene in molte capitali europee, possono trovare come servizio aggiuntivo a quelli tradizionali presso le stazioni anche il mezzo B per gli spostamenti in città.